La difensora civica Gabriele Morandel ha festeggiato con numerosi ospiti nell'aula del Consiglio provinciale i 40 anni di difesa civica della provincia di Bolzano. A questi festeggiamenti ufficiali hanno partecipato tra gli altri anche gli ex difensori civici Werner Palla e Burghi Folger, i parenti del primo difensore civico Heinold Steger, nel frattempo scomparso. Il 23 febbraio 1983 venne approvata la legge provinciale che istituiva appunto la difesa civica. Tutte le cittadine e i cittadini altoatesini possono rivolgersi a questa figura chiamata in piena autonomia a rappresentare i diritti e gli interessi dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di imparzialità, efficienza, equità e trasparenza. Oggi ci troviamo qua per festeggiare i 40 anni della difesa civica e facciamo una festa e sono invitati anche difensori civici dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Germania e dall'Austria. Prendo questa occasione di essere una regione al confine per interlocutare con tutti quanti, per darsi lo scambio e per vedere e far vedere qua in Alto Adige come funziona anche altri sistemi. Il presidente Arno Compacera ha sottolineato nel suo intervento di saluto che la difesa civica contribuisce in maniera fondamentale al miglioramento dei rapporti tra i cittadini e l'amministrazione pubblica. Essa fa da mediatrice. Molte volte siamo da ponte, davvero da ponte, tra il cittadino e la pubblica amministrazione, tra il cittadino e la richiesta di far valere i propri diritti umani basilari, per cercare di risolvere dei problemi che molte volte non incontrano appunto gli stessi problemi, ostacoli nella definizione delle loro problematiche. C'è un'esperienza molto ampia in Italia, molte regioni e province autonome hanno la figura del difensore civico. La difesa civica, così è stato detto da molti degli intervenuti, tra cui la responsabile di gabinetto della mediatrice europea a Bruxelles, Gundi Gadesman, e dalla difensora civica della Repubblica d'Austria, Gabi Schwarz, è molto importante per la democrazia perché evita l'allontanamento tra Stato e cittadino.